Allora, stiamo portando in giro uno strumento di politica attiva del lavoro e che ha delle caratteristiche assolutamente straordinarie, perché è uno strumento, sto parlando dell'autoimpiego normato dal decreto legislativo 185 del 2000, titolo 2, è uno strumento che consente di creare piccole e piccolissime realtà imprenditoriali che sono quelle che continuano oggi, ahimè, nonostante le problematiche legate a diversi aspetti, poi la tassazione, eccetera, eccetera, però piccole e piccolissime imprese che continuano a sorreggere la struttura economica del nostro paese a fronte di contributi pubblici, denaro appartenente alla collettività. Premesso, in Italia è un gestore, ma è un'agenzia del governo che ha nel proprio portafoglio diverse misure di legge volte alla creazione di imprese e all'ampliamento e al potenziamento di quelle già esistenti. Queste piccole imprese, grazie allo strumento dell'autoimpiego, ottengono contributi pubblici a fondo perduto e a mutuo agevolato, impropriamente definito tale perché è un prestito agevolatissimo a un tasso inferiore all'1% da restituire in tot anni. A fronte di che cosa riconosce questi contributi per la creazione di impresa? Beh, sicuramente non a fronte di garanzie reali, patrimoniali o personali del soggetto proponente, anche perché la misura, essendo una misura di politica attiva del lavoro, si rivolge a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti disoccupati, al momento della presentazione della domanda. Si richiede, a fronte appunto del contributo, dei contributi a fondo perduto e mutuo agevolato, se non altro la presentazione di una buona idea imprenditoriale. Abbiamo valutato su tutto il territorio nazionale, con riferimento a questo strumento, circa 323.000 business plan che hanno consentito a 110.000 nuove piccole imprese di poter iniziare a lavorare sul territorio italiano e permettere di conseguenza a 180.000 nuovi piccoli imprenditori di autoimpiegarsi, di trovare occupazione. Il dato è nazionale, ma in Puglia che cosa accade? Le domande presentate sono state complessivamente superiori alle 60.000, 60.000 business plan della Puglia. Di queste, valutate positivamente, un numero pari a circa 22.000, un numero superiore a 22.000 che non ricordo precisamente, e quindi potete capire quanto determinante sia la misura. Con un impegno finanziario per la realizzazione degli investimenti di circa 783 milioni di euro in Puglia.